Tatuaggi, ma non solo. Alla mostra d'Oltremare nel prossimo weekend la 12ª edizione di Napoli Tattoo Convention, un'iniziativa dedicata alle espressioni artistiche della body art e delle trasformazioni del corpo, presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. È la 12ª edizione di un festival importante, il Tattoo, che ormai da anni porta a Napoli un'attenzione internazionale. Un programma ricco e intenso, tanta arte e creatività, ma soprattutto per noi, per tutta l'amministrazione comunale, una location, che è la Mostra d'Oltremare, che diventa sempre di più un polo ed uno snodo per quelli che sono gli appuntamenti più importanti, ma soprattutto la sintesi di un lavoro che è quotidiano. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, negli spazi della mostra ci saranno concerti, mostre d'arte, performance, giochi, laboratori e 300 tatuatori provenienti da tutta Italia. Saranno presenti anche artisti giapponesi, neozelandesi e hawaiani che illustreranno le loro tecniche tradizionali. Loro tatueranno secondo le loro tradizioni, cioè tecniche sia in Giappone del Tebori. E loro usavano delle bacchette in bambù con gli ossi di animali e decoravano le persone, mentre i polinesiani, con delle bacchette prese dalla corteccia degli alberi, tatuavano a suon di musica, perché per loro il tatuaggio era un momento spirituale. Facciamo animazione, giochi a premi, chi beve più birra, chi mangia più panini. Poi facciamo un triathlon, poi ci saranno giocolieri, mangiafuoco, poi faremo musica dal vivo con Frank Dellina, un gruppo, una band che farà le cover di Vasco Rossi, poi avremo a Luca Sepe. Sarà possibile farsi tatuare perché ci sono all'incirca 300 tatuatori nazionali e internazionali. Ad solo venire.